Ragazzi, sarò sincero con voi e questa volta un po' me ne vergogno. Quando il corriere ha suonato la porta per lasciarmi il pacco del prodotto di cui vi parlerò oggi, sono rimasto un po' perplesso perché era un nome di cui non avevo mai sentito parlare, Osotec. I più attenti già sapranno di cosa sto parlando e mi riferisco ad un nuovo modello di lavapavimenti e aspirapolvere che cercando su Google ho scoperto essere un brand di Xiaomi. Me ne vergogno certamente, però ho provato subito a rimediare, insomma mi sono un po' informato sul brand, sulla sua storia, che è un sottobrand insomma di Xiaomi, uno dei tanti sottobrand di Xiaomi, e quindi come tale insomma c'è Xiaomi che, ripeto per l'ennesima volta, a fare quasi da garante. Questo prodotto ha un design molto interessante e delle performance sul campo che, dai, ve le racconto dopo la sigla. Design è certamente non esclusivo, ragazzi, parliamoci chiaro, però in questo settore, insomma, inventarsi qualcosa di nuovo è diventato veramente molto complesso, se non impossibile. Ma tuttavia le finiture sono di grande pregio perché la verniciatura grigio scuro con dettagli opachi e logo serigrafato UV, devo dire, fa davvero la sua gran bella figura. Quello che è certo, e un po' mi dispiace, è il peso piuttosto importante, 5,1 kg, e si sentono tutti durante i vari trasporti mentre è spenta, però invece quando è accesa la potenza dei motori che la fanno muovere non vi farà assolutamente notare il peso importante, tant'è che vi sembra quasi di portare a spasso un cane con molta molta voglia di andare a spasso, perché veramente corre e vi tira insomma quando state facendo le classiche operazioni di pulizia. Tuttavia non tutti i mali vengono per nuocere, perché questo peso è giustificato dalla componentistica interna dell'Osotec H200, a partire dai due serbatoi d'acqua rispettivamente da 750 ml per l'acqua pulita e 640 ml per quella sporca, fino ad arrivare alla spazzola motorizzata, che è una forma ed un sistema completamente differente dai competitor per garantire un'esperienza di pulizia superiore. Mi riferisco in primis alla sua forma, è grande circa il doppio rispetto agli altri lavapavimenti in circolazione, e ciò garantisce una qualità di pulizia superiore di circa 5 volte i competitor. Inoltre, grazie alla tecnologia Perfect Range di Osotec, il vacuum è in grado di pulire meglio sotto i letti e i tavoli, in quanto riesce a raggiungere circa 180 gradi di reclinazione in orizzontale. Anche questa è una delle caratteristiche che lo rende comparabile a pochi altri. Il sistema di aspirazione e lavaggio poi è il tradizionale che abbiamo già visto in passato. Qui non c'è un contenitore reale per la polvere, ma avviene tutto con l'acqua. Tutto quello che l'Osotec H200 avrà aspirato durante le operazioni di pulizia sarà contenuto nella tanica dell'acqua sporca, così da facilitare lo svuotamento del contenitore senza sporcarsi neanche le mani. Ovviamente tutte queste operazioni le potete fare comodamente nel lavandino, così da svuotare e risciacquare tutto quanto in pochi secondi. Come vi anticipavo prima, ragazzi, il fattore peso potrebbe essere quasi un handicap per alcuni, ma l'azienda cerca di compensare un po' con il grip e con l'impugnatura. Non a caso il manico è tra i più comodi che io abbia mai utilizzato, soprattutto per la presenza di un piccolo inserto in gomma che ne migliora ovviamente il grip. La posizione dei pulsanti è la solita, così come i tasti di accensione, cambio modalità e self-cleaning. In basso poi è presente, come di consueto, una retroilluminazione a LED. A differenza di altri modelli, ho notato che seppur non si tratti di una luce con specifiche particolari o con chissà quali caratteristiche, il fascio luminoso è in grado di evidenziare in modo importante lo sporco presente, rendendo di fatto la pulizia migliore e più accurata. Non manca inoltre un bel display a LED di forma ovale sulla parte superiore. In bella mostra nella parte superiore c'è la percentuale di batteria residua, mentre negli angoli ben distribuite ci sono le icone delle varie modalità visibili, che si retroilluminano quando passiamo da una modalità all'altra. Appariranno poi invece di colore rosso eventuali allarmi che richiedono la nostra attenzione, come ad esempio lo svuotamento della tanica, il riempimento dell'acqua, lo stato della batteria quasi scarica e via discorrendo. Ma passiamo insomma alle parti più concrete di questi dispositivi, ovvero la parte interna, l'adattazione di motori, la capacità di aspirazione e la qualità del lavaggio. Osotec H200 è dotato di un motore brushless da 200 W in grado di assicurare una potenza massima di aspirazione pari a 16 air watt, un valore relativamente basso se confrontato ad altri suoi competitor, e vi dirò, me ne sono accorto soltanto in uno scenario. Chiariamoci, ragazzi, ho effettuato tutti i miei soliti test con i miei canonici prodotti per lo sporco, oserei dire, quindi pangrattato, caffè, maionese, tutti i soliti, insomma, prodottini che utilizzo per sporcare il mio pavimento. E devo dire che si è comportato piuttosto bene, perché in tutti gli scenari è riuscito a pulire alla perfezione al primo passaggio e a lavare il pavimento e a sgrassarlo addirittura alla perfezione. Ovviamente mi sono servito anche del prodotto, il detergente fornito in confezione per far sì che il risultato fosse perfetto. La parte che non mi ha soddisfatto, e qui si evidenzia forse la potenza un po' scarsa del dispositivo, è l'asciugatura, perché si può dire di fatto che l'Osotec H200 non asciughi praticamente per niente, perché nonostante il primo passaggio, il secondo passaggio, il terzo passaggio, devo dire che ho dovuto aspettare l'asciugatura con il normale tempo, insomma, di asciugatura di un pavimento quando lo si bagna, motivo per cui su questo fronte non sono rimasto tanto soddisfatto.
Per il resto, in qualsiasi scenario, un affidabile alleato delle pulizie domestiche, nessun problema anche con lo sporco ostinato e soprattutto un piacere, se così si può dire ovviamente, svuotare la tanica dell'acqua sporca che contiene anche lo sporco solido, senza toccare assolutamente nulla con le mani. Peraltro, quando riponiamo l'Osotec H200 nella sua stazione di ricarica, semplice ovviamente senza autosvuotamenti o implementazioni particolari, si avvia l'autolavaggio in pochi istanti. E devo dire, una procedura non velocissima, non tra le più veloci in assoluto, tant'è che in alcuni casi vi consiglio di farla manualmente, perché la procedura non è velocissima in primis, poi in più richiede un tempo di asciugatura molto lungo, per cui se siete insomma a casa, se avete la possibilità di farlo manualmente, fatelo, perché sicuramente ne guadagnate sia nella qualità del prossimo lavaggio sia ovviamente in termini di velocità. La batteria che monta Osotec H200 è una 4000 mAh in grado di garantire una buona autonomia. Senza girarci troppo intorno, con un'unica carica si potrà utilizzare il dispositivo per circa 30 minuti nella modalità automatica, il che la rende sufficientemente prestante per il lavaggio completo di un appartamento di medie dimensioni. Il produttore inoltre stima che si può lavare con una sola ricarica della batteria ed un solo serbatoio d'acqua un appartamento di circa 200 metri quadri, ma ragazzi, nella realtà, insomma, che resti fra di noi, circa 100 metri quadri sono l'autonomia reale sia dell'acqua sia della batteria, ma alla fine insomma si tratta di dimensioni di appartamenti abbastanza comuni, perciò a meno che non abbiate insomma delle ville o delle case veramente molto grandi, riuscite comunque a pulirle tranquillamente con una sola batteria e una sola ricarica dell'acqua. Ma ragazzi, veniamo alle conclusioni, perché Osotec H200 ha un prezzo di listing di circa 499 euro. Nel momento in cui sto registrando questo video, ma ho visto insomma che i prezzi si aggirano più o meno su queste cifre, il suo prezzo reale è di circa 400 euro con tutte quante le offerte attive. In descrizione trovate il link ovviamente aggiornato per l'acquisto, e quello che posso dirvi è che probabilmente questo non è il miglior prodotto in assoluto che io abbia mai provato, perché sì, se siete interessati ai numeri nudi e crudi, quindi alla potenza massima di aspirazione, questo qui certamente non è il migliore in assoluto, perché vi dicevo, i valori non sono altissimi. Certo è che nell'uso quotidiano funziona bene, se non fosse appunto per l'asciugatura, che non mi ha assolutamente convinto. L'aspirazione comunque funziona bene, il lavaggio del pavimento è efficiente, soprattutto grazie al rullo di dimensioni doppie rispetto al tradizionale. Però voglio dire, se siete perfezionisti, se cercate veramente il pelo nell'uovo, questo Osotec H200 potrebbe non soddisfare proprio tutti quante le tipologie di utilizzi. Io come al solito vi lascio la recensione completa qui in basso in descrizione, con anche il link per l'acquisto, e noi ci vediamo in un prossimo video, sempre qui su Giz.